rappresentare la GESCI oggi è una responsabilità e un onore. È la responsabilità di vivere la relazione con tante capo e tanti capi, tanti ragazzi e ragazze che sono in una fase di ripartenza, che cercano in ogni modo di vivere la vita scout, la realtà scout, nonostante questo tempo. Ed è un onore perché dietro a ciascuno di loro c'è un tesoro per la nostra chiesa e per la nostra società. Giunta alla fine del mio mandato, è l'occasione bella per salutare tutte le capo, tutti i capi e tutti i ragazzi e le ragazze. Ne ho incontrati moltissimi in questi 4 anni, in questo pezzetto che ancora mi manca, molti ne incontrerò ancora. Il loro sorriso, il loro impegno, il loro desiderio di vivere con gioia l'esperienza scout è la bellezza ed è la benzina per svolgere questo servizio. Mi sento di dire questa cosa anche a Daniela, che prenderà il mio posto a breve. Penso che condivideremo il desiderio di essere proprio al loro servizio. Presentare l'associazione a GESCI oggi significa per me non lasciare indietro nessuno. E dopo questo momento difficile che abbiamo vissuto per un'associazione educativa che ha dei valori, che ha un metodo meraviglioso con cui lavora con i ragazzi, la necessità importante è salvaguardare la socialità, diciamo, ai diritti dei bambini e dei ragazzi e degli adolescenti. Il grande impegno è veramente non lasciare indietro nessuno, né i ragazzi né le famiglie. Il saluto che in questo momento mi sento di fare, che è come inizio del mio servizio, è veramente dire: sono qua a servizio, eccomi per tutti, per i ragazzi, per i capi. Dobbiamo dare forza ai nostri territori, quindi sono a disposizione dei territori, perché credo che sia oggi la cosa più importante, di essere lì, perché è lì che si costruisce la coesione sociale, e credo che noi come GESCI abbiamo una grande responsabilità e possiamo fare tanto.